Ciao a tutti! Video in collaborazione con il mio gruppo di Facebook di Ketty Centos & Co. Questo è un video in collaborazione con tante altre ragazze, non so neanche più quante siamo. Comunque vi lascio tutti i riferimenti e tutto ciò che c'è da sapere nell'info box, quindi dategli sempre un'occhiata. Questa è la mia proposta, come poi vi dico e vi spiego durante il tutorial, un po' più soft, perché pensata soprattutto perché è il suo primo San Valentino e quindi si vuole godere la serata, magari siamo invitati a un ristorante, vogliamo mangiare con tranquillità e soprattutto vogliamo baciare il nostro lui in santa pace. Per esempio, a me non piace avere un rossetto molto forte, soprattutto in varie occasioni, anche negli anniversari, perché a me non piace mangiare e soprattutto non riesco a gustarmi appunto la mia serata. Ho pensato proprio di dare più importanza allo sguardo e invece fare delle labbra un pochettino più soft e quindi infatti ho messo solo un lip gloss, ma come vi faccio vedere all'interno del video, secondo me va bene anche un bel burro cacao o comunque anche un balsamo colorato, perché così ci possiamo godere la serata, possiamo mangiare se andiamo in un ristorante, oppure ci possiamo dedicare al nostro lui e riempirlo di baci senza la preoccupazione di un rossetto sulle labbra. Quindi questa è la mia proposta e spero tanto vi piaccia. Spero tanto appunto che seguiate la seconda parte del video. Io saluto tutte le ragazze che hanno partecipato a questa collaborazione. Ringrazio Ketty Centos per aver ideato questa collaborazione, alla quale partecipo con molto piacere. Quindi sì, la smetto di parlare, vi lascio al video, vi mando un grosso bacio e divertitevi e buona serata! Se lo ricreate, ecco, non lo dico quasi mai nei miei video, però ci tengo veramente tanto, quindi se lo ricreate, se fate una foto, per favore condividetela con me perché insomma mi fa piacere e scrivetemelo qui sotto nei commenti, oppure se fate un video, linkatemelo qui sotto, sono curiosa di venirvi a trovare e di vedere i vostri. Quindi sì, vi lascio al video, la smetto di parlare, un bacione a tutti e un buon San Valentino, ciao! Comincio dalla base e applico il mio Accor Perfect di L'Oréal e mi piace tantissimo metterlo con le dita. Non so, trovo l'applicazione un po' più pratica. E questo fondotinta mi sta piacendo, anche se effettivamente preferisco quelli un po' più liquidi. E stanno creando dei compatti molto interessanti, ma stanno creando dei compatti liquidi molto interessanti. C'è già Lancôme, il Cushion per intenderci, che ha secondo me una buona filosofia, però mi incuriosisce anche quello dell'Estée Lauder, quindi volevo vedere un attimino di provarli. Lo uso anche come correttore, è abbastanza sufficiente per la mia zona del contorno occhi e qui anche intorno al naso per coprire dei rossori. Anche per la consistenza che ha è abbastanza cremosa e quindi permette di coprire e andare a uniformare perfettamente anche questa zona. Ovviamente non è super coprente, però anche questo è abbastanza stratificabile. Attenzione, bisogna lavorarlo molto bene. Però in alcune zone dove magari con una sola passata non ha coperto, si può andare e stratificare. Non so se si notano, però alcune macchiette appunto, non me le copre, però onestamente serve solo, questo effetto uniformante e mi va più che bene. Continuando con la base, voglio finire assolutamente questa cipria, della Guerlain. Infatti siamo arrivati agli sgoccioli. Penso che, a parte mi terrò lo specchietto perché è veramente molto carino, mi terrò anche il puff, insomma la spugnetta, perché secondo me stende davvero bene la cipria. Devo provarla con un'altra che non mi soddisfa, ma secondo me è perché la stendo con il suo pennellino e non mi piace. Tendo ultimamente a base fatta. Quindi con la base ci siamo e adesso comincio il trucco occhi e ovviamente utilizzo lei, la Too Faced Bonbon, che secondo me per questo trucco è l'ideale e mi piace davvero tanto questo colore qui, il Bordeaux. Se devo dirvi la verità, che pensavo di utilizzare questo bellissimo grigio,
e di nuovo il color amarena. Quindi questo grigio qui, che è molto bello, insieme a questo qui. Adesso vediamo un po'. È un evolversi del trucco perché avevo in mente questi due colori. Vediamo che cosa succede. Pennello alla mano, quindi io comincio con il grigio. Ho deciso di cominciare con il grigio. Sono abbastanza polverosi. Quindi comincio stendendo questo bellissimo grigio, lascio l'angolo interno, anche questi ombretti profumano di cioccolata, è un piacere truccarsi con queste palette della Too Faced, veramente è qualcosa di molto bello. E faccio la stessa cosa anche di qua. Dopo fare la base, quindi ritampono un po' di colore. È un trucco intenso sugli occhi perché ho pensato a quelle ragazze che festeggiano San Valentino per la prima volta. E quindi io consiglio di non mettere nulla o al massimo proprio un lip gloss o un balsamo colorato sulle labbra perché sicuramente ci sarà voglia di baciarsi. E a me non piace particolarmente, proprio è a me che dà fastidio baciare con qualche cosa sulle labbra e quindi tendenzialmente non, se so che è una serata un po' particolare e romantica, io non trucco le labbra. Mi sono concentrata soprattutto nella parte centrale perché adesso lo voglio un po' sfumare e quindi lo porto un po' all'esterno, ma molto molto piano. E non voglio neanche esagerare, voglio proprio una cosa contenuta, quindi si uscirà un po' fuori, ma non troppo. E comunque lo sfumo bene qui nell'angolo interno, ma ci andrò a mettere un colore per illuminare. Ecco, quindi questa è un po' la forma che voglio dare al mio trucco. Ovviamente sfumerò, non lo voglio lasciare, non mi piace lasciare la parte esterna così netta, però adesso voglio concentrarmi sul colore. Sul bordeaux e volevo fare una cosa carina qui su. Adesso mi è venuta un'idea un po' bizzarra, ma come vi avevo detto prima, io volevo utilizzare il bordeaux. Vediamo se mi viene una cosa carina, perché comunque il trucco è anche giocare. Quindi se vi piace, poi il risultato secondo me sarà molto carino ed elegante. Potete anche provarci e fatemi sapere se lo farete. Perché secondo me può venire una cosa molto carina e sexy. Come vedete, io lo applico proprio qui sopra e poi andrà tutto sfumato. Mi piace l'idea che appunto ci sia questo bordeaux ed è opaco a dare un po' di dimensione a questo trucco e devo dire che non mi dispiace per niente. Con questo vado leggermente in su, ma non troppo perché appunto sfumando sicuramente si alzerà ulteriormente il trucco, quindi devo dire, è molto bello. Si vede il bordeaux, ecco, quello che appunto volevo io, è che si vedesse il bordeaux e questo grigio fantastico insieme. Sta troppo bene. Per diffondere ancora un po' di più questo bellissimo bordeaux, lo applico anche con il pennello da sfumatura. Ovviamente questa cicatrice non mi aiuta mai nei miei trucchi. Vabbè, pazienza. Oramai ci convivo. Quindi, come vedete, si alza proprio la sfumatura dell'ombretto. Peccato che qui sembra che io abbia una chiazza. Intensifico un po' qui il grigio. Adesso voglio dare un pop di colore e prendo questo bellissimo bordeaux e lo metto giusto qui al centro. Poi sfumo qui dando poi l'attenzione solo al centro. Ovviamente sfumo un altro po'.
visto che il bordeaux è opaco, voglio utilizzare questo bellissimo illuminante qui sotto l'arcata sopraccigliare per dare un pochettino più di luce. Sfumo un po' il tutto. Nell'angolo interno metto questo rosa, anche lui opaco, e mi piace perché non è proprio un rosa baby, ma è molto chiaro. Quindi va a illuminare perfettamente questa parte. Ora è il momento della matita nera che rende tutti i trucchi sexy. E ora il turno del mascara, io utilizzo questo qui della Benefit, il The Real, che mi sta piacendo davvero tanto. Ora è il momento del blush, ovviamente utilizzo questo della Too Faced. Quest'anno sono andata in fissa con i loro prodotti, ma sono davvero troppo carini e quindi insomma ci voleva. Ci voleva un blush tutto a forma di cuore. Questo è un bellissimo colore qua. È molto pigmentato, quindi ci vado piano. Perché questo pennello di Sephora per me è davvero gigante. Sì, bello pigmentato. Trucco quasi finito e questo trucco occhi mi piace davvero tanto. Le labbra io le lascerei anche così naturali e questo è il balsamo labbra della BB Verde che le fa così belle lucide, sane e a me piace molto l'effetto. Ma giusto per dare un tocco di colore metterò un po' di gloss. Utilizzo Sugar Bomb di Benefit, questi prodotti qui. Questi prodotti qui sono quelli che ho trovato nel famoso calendario di Natale. Il trucco praticamente completato. Ho utilizzato il lip gloss di Benefit, ma vedrete bene i prodotti da vicino, anche perché mi piace molto l'applicatore di questo lip gloss e io lo trovo veramente molto bello. Vedo che colora le labbra, anche se ce le ho belle pigmentate. Ma che ci permette di mangiare tranquillamente, baciare il nostro lui e quindi insomma e viverci bene appieno la serata. Vi lascio comunque un'altra proposta, un trucco di San Valentino che ho già fatto. È un po' più strong rispetto a questo. Diciamo che col trucco occhi forse è abbastanza simile. Non ho utilizzato questo bellissimo grigio, ma è altrettanto intenso. Ma in quel trucco ho usato anche con le labbra. Quindi insomma, se vi piacciono e volete comunque usare con un bel trucco labbra, forte, vi lascio la mia seconda proposta. E con questo è tutto, io spero tanto che il video vi sia piaciuto e vi ricordo appunto che nell'info box trovate il link per andare a trovare le altre ragazze. Ringrazio ancora Katty Centos per questa bellissima collaborazione e tutti voi che avete guardato il video vi ringrazio di cuore per i commenti, per le nuove iscrizioni e per i mi piace e anche per i non mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video se vi va. Ciao, buon San Valentino!